Pina Capobianco è il futuro del FASNE. Dopo 33 anni si cambia il presidente, Vittorio Postiglione diventa past president, ma lei sarà il presidente attivo. Come ha ricevuto la notizia e quale sarà il suo programma? La notizia l'ho ricevuta esattamente qualche minuto fa e chiaramente ne sono particolarmente onorata. La storia che di mia figlia, il vissuto di mia figlia ovviamente mi rende particolarmente felice di aderire a questa associazione, di adoperarmi per tutto quel che di migliorativo può essere fatto in questo campo. Dottor Magalli, vicepresidente, ma in effetti il braccio armato del FASNE. In parte sì, insomma, vediamo un po' più la parte, diciamo, di tipo medico rispetto alla parte di tipo amministrativa e organizzativa che fa il presidente Vittorio Postiglione, quello sì. Quali sono i numeri del FASNE di questi 33 anni, ma soprattutto dell'ultimo biennio? Originariamente, se uno fa, quando non avevamo dei finanziamenti per strumentazioni per il reparto, il FASNE ha contribuito molto originariamente a fornire proprio il reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dei primi strumenti che potevano essere necessari proprio per l'assistenza ai neonati prematuri di terapia intensiva, e questo si è proseguito. Poi logicamente, essendo subentrato la regione a fare la parte sua di organizzazione strumentale, ha preso altri indirizzi verso tutti i sistemi organizzativi di assistenza alla famiglia che hanno questi bambini prevalentemente prematuri. Che percentuale di sopravvivenza c'è nei prematuri? C'è una varietà per anno, però almeno i prematuri, se prendiamo la fascia quella che è più a rischio, sotto 1,5 kg, la sopravvivenza oramai siamo quasi oltre l'80%. Però questi sono bambini anche piccolissimi, che partono anche da età gestazionale di 22 settimane e anche pesa alla nascita di 400 grammi, per cui è una sopravvivenza ben accettabile. Questo in un paese che è organizzato come il nostro. È logico che se noi andiamo a vedere la situazione dei paesi a medie e basse risorse, è tutta invertita. Queste fasce arrivano intorno al 10-20% di sopravvivenza. Dopo 33 anni, che si aspetta per il futuro del FASNE? Abbiamo ora da sviluppare più di tutto che venga preso in mano proprio dai genitori, sia dei vecchi prematuri che anche dei nuovi prematuri o dei neonati in genere, perché non è solamente un'associazione che riguarda i neonati prematuri. È importante che ci sia questo passaggio proprio ai genitori, sia per la parte amministrativa e certamente anche con il supporto nostro. Per cui speriamo di poter, come auspica anche l'attuale presidente, il dottor Postiglione, che ci sia un passaggio anche ad altri genitori. E dobbiamo organizzarci un pochettino per fare una nuova assemblea con tutti i soci. Oggi presenteremo dei fogli in base a quale chi vuole iscriversi nell'associazione può farlo tranquillamente, e poi andremo alle cariche elettive in modo tale che anche loro possono avere a darci dei consigli su quelle che sono delle cose che molte volte noi come medici non ci rendiamo conto quando andiamo in assistenza, e invece sono problemi di tipo legale, organizzativo, proposte di normative legislative che sono molto importanti. Dottor Rinaldi, come nasce l'idea del FASNE? È perché dopo che ci siamo preoccupati dei problemi dell'organico del neonato prematuro, ci siamo resi conto che la comunicazione era una delle cose più importanti, e nella comunicazione l'interazione tra il personale ausiliario che si occupava di bambini ricoverati nel reparto di patologia neonatale e i genitori, un trade union, una comunione che doveva esserci tra le due categorie. E allora abbiamo fatto l'organizzazione FASNE dei genitori con il personale medico, il personale paramedico, che si doveva occupare essenzialmente della progressione delle cure a questi neonati e curare in modo particolare anche le esigenze che potevano avere i genitori nel tenere i bambini ricoverati in reparto per tanto tempo. Quanto è importante accompagnare successivamente i genitori e il bambino dopo il ricovero? Ma è fondamentale. Noi siamo stati tra i primi reparti in Italia che abbiamo fatto il follow-up
Io ho avuto una dottoressa in Latin America, la Litta, che ha imparato il follow up dalla HAC, che era la migliore che c'era al mondo, e abbiamo installato il nostro follow up, che abbiamo portato in giro per l'Italia a tutti i congressi, perché eravamo quelli che lo tenevano più formato. Noi abbiamo sì, ancora adesso, questi bambini prematuri conseguiti, perché ci sono delle patologie che possono comparire a distanza, anche nell'ambito dei primi 2 anni. Allora è bene fare una profilassi, un seguire a distanza per anticipare la comparsa o comunque la terapia di eventuali patologie. Dottor Postiglioni, 33 anni del FASNE, lei sempre a capo, che cosa significa questo? Sempre a capo, a seguito del dottor Rinaldi, che è il presidente onorario, non dimentichiamo mai il presidente onorario, che è quello che è la vera anima del FASNE. Io sono il presidente legale, organizzativo, eccetera. Quindi, che vuol dire? Che sono passati 33 anni, tante cose sono cambiate, fortunatamente tutto in meglio, in una sanità che tutti si lamentano, di cui tutti si lamentano, invece il FASNE e la neonatologia di Foggia sono un fiore all'occhiello, quindi siamo felici di questo fatto. Si prosegue con la presidenza? No, penso che tra poco io passerò la mano a quello che è il presidente più giovane, pur rimanendo come past president, pur rimanendo sempre amico del FASNE e sempre rimanendo a disposizione della collettività. Il dottor Magalli, che è il vicepresidente, l'ha elogiata molto, soprattutto per la sua sensibilità e generosità. Ma generosità è perché ho messo a disposizione le mie strutture, le mie amicizie, le mie cose, quando il FASNE doveva crescere, quando anche per avere in omaggio un macchinario da qualche casa farmaceutica ci voleva una delibera, ci voleva tutta la burocrazia italiana. Però diciamo che io resterò sicuramente, fin quando vorrà il Padre Eterno, sarò sempre amico del FASNE.